Chi è Lombardi? Onorevole Sibilia, scusi? È lei? Non vedo se vota l'onorevole Lombardi. Perfetto. Altri? La votazione è chiusa. Presenti 436, votanti 435, astenuti 1, maggioranza 118, fuori 125, contrari 310, la Camera respinge. 6 bis 413 Russo. Onorevole Russo, prego. Presidente, proviamo a comprendere per un attimo cosa il passo in avanti che la Commissione ha fatto, a cosa corrisponde. La norma prevederebbe, così come è scritta, che quei contraenti residenti nelle regioni che non abbiano effettuato i sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno 5 anni e che abbiano installato la scatola nera, hanno diritto a una scontistica. Ora, non vorrei alimentare qui una discussione lessicale, ma così come è scritta, c'è il dubbio interpretativo che comporterebbe che la scatola nera il povero prevalentemente meridionale, che non so per quale ragione rispetto ad un cittadino di un'altra parte del paese deve pagare di più anche se ha gli stessi 5 anni di assenza di incidenti, noi stiamo a chiedergli una misura retroattiva. Non solo deve avere i 5 anni di non incidentalità, ma così come è scritta la norma prevede che non solo questo povero Cristo non deve aver fatto i 5 anni, ma deve, a differenza di un cittadino di un'altra parte d'Italia, aver installato già precedentemente la scatola nera. E guardate, io contesto il dato che la scatola nera non può essere l'elemento dirimente tra un cittadino normale e un cittadino del Sud. E perché la scatola nera e non le impronte? Posso capire qual è l'elemento discriminatorio? La scatola nera, le impronte, qualche altra cosa? Il segno fuori la casa? Quale deve essere l'elemento discriminatorio ulteriore? Perché prevediamo questo e peraltro lo prevediamo nel modo peggiore, anche con una misura retroattiva? Questa è la norma straordinaria della quale dobbiamo accontentarci? Questa è la norma del compromesso, compromesso tra chi? Tra il Parlamento e le compagnie? Qual è il compromesso che si è misurato? Perché questo atteggiamento remissivo? Perché questo atteggiamento rinunciatario rispetto ad una vicenda che è così semplice? Intanto eliminiamo semplicemente sta storia della scatola nera. Se proprio volete continuare a discriminare con la scatola nera, inopinatamente, perlomeno precisate che la scatola nera va messa ex post, che va messa successivamente, che il povero Cristo meridionale ha già lasciato le impronte, c'ha già il segno fuori la casa, ma poi la scatola nera la deve mettere dopo, non prima. È evidente che siamo al cospetto di una cospirazione sperequativa che non ha dimensioni. Guardate, non faccio nemmeno più la questione del si paga di più, faccio una questione di principio. Ma può un Parlamento nazionale derogare a un principio di ragionevolezza, di perequazione, di uguale trattamento nei confronti di tutti i cittadini? Può un Parlamento nazionale consentire che si alimentino queste vergogne? Io credo che non può. Credo viceversa che dovremmo rispondere e avremmo dovuto rispondere partendo da un elemento che capisco rivoluzionario, per evitare che le compagnie di assicurazione scarichino le incompetenze, le incongruenze sul solito automobilista, virtuoso o meno.
con una tariffazione che cresce a prescindere. Avremmo dovuto lavorare su quel fronte e lì non abbiamo lavorato. Ma proviamo, perlomeno su questo fronte, a rendere ragione e a rendere i cittadini, se non uguali, perlomeno simili. Grazie. Vi sono altri che intendono intervenire? Non mi pare. Parere contrario, relatori e governo. La votazione aperta, 6 bis 413 Russo. Rizzetto. Ciprini. Altri che non riescono a votare? Monchiero. Allora Abate, lei deve votare? La votazione è chiusa. Presenti 430, votanti 414, astenuti 16, maggioranza 208, fuori 142, contrari 272, la Camera respinge. 6 bis 414 Russo. Se nessuno chiede di intervenire, con il parere contrario dei relatori e del Governo, la votazione è aperta. Certo.